dialogare sempre di cose che servono per la città, che sono cose che sono importanti anche intervenire, che ci sia confronto. Anche un po' per confrontare e ringraziare anche il consigliere Rossi per il lavoro che sta mettendo in piedi, tanto che sta supportando l'amministrazione in maniera seria e anche molto operativa. Il fatto dei contatti purtroppo non si è vivuta, ma è qui tutti i comuni che sono in proroga. Sono in proroga perché per andare in gara adesso c'è la necessità di costituire questi ambiti territoriali, altrimenti si riserverebbe proprio il contributo regionale. E in ogni caso, parte la capione che adesso andiamo in gara sola, non si vada soli perché peraltro questa proroga determina dei benefici per l'amministrazione comunale, perché i costi del servizio sono sicuramente più bassi di quelli che attualmente verrebbero praticati nell'ambito di una nuova gara. Quindi diciamo che da un certo punto di vista anche l'operatore subisce un po' queste prove. Quindi il discorso del trasporto pubblico è fondamentale. Noi ci crediamo molto, ma è chiaro che il trasporto pubblico, per poter essere poi funzionale, utilizzato e utile per la città, deve essere un trasporto pubblico affidabile, costante, ben dimensionato, perché altrimenti nell'incoerenza di un sistema che non funziona, uno non si affida perché non sa mai quando passa l'autobus, non sa mai che ora riesce ad entrare e non ci sono degli orari che comunque garantiscano poi la fluidità e anche la compatibilità dell'utilizzo del mezzo pubblico con gli impegni che ci abbiamo tutti, per uno, quindi è evidente che bisogna immaginare una vedere completamente diversa. Noi, l'ha detto il consigliere Rossi, ci siamo fatti promotori di immediatamente di attivare il tavolo intercomunale per lavorare sul lato e c'è parte, un'asse che parte dalla Ferrara, che arriva fino a Monte Conta, che è stato per Quarta Perata, Monte Porzio, e scusa, l'ho capito, era pieno nel tavolo, ma adesso ha deciso di andare da solo. E questo ci crediamo perché per rimettere, quando si parla anche di rimettere a sistema un'area territoriale come le Castelli Romani, bisogna cominciare a ragionare anche in termini di trasporti, di servizi, di disorganizzazione di servizi. E per noi è fondamentale, in quanto Frascati c'è la voce centrale, perché abbiamo le stazioni per il Ferrovie dello Stato, abbiamo due stazioni, la centrale e quella di Torre Vergata, che rappresentano comunque nell'ambito di una mobilità territoriale dei voli centrali. Quindi anche noi principalmente abbiamo interesse a che questa centralità in qualche maniera venga premiata in termini di pianificazione del sistema di trasporti, perché creare queste energie, soprattutto nell'area di prossimità, permette a tutti di dare delle economie sul chilometraggio e quindi utilizzare in maniera più razionale il trasporto pubblico. È importante soprattutto, come diceva il consigliere Rossi, la necessità di creare un asse, una dorsale che parte da Frascati e arriva auspicabilmente fino a Comunicare della Vergata, per poi, perché no, arrivare anche alla terminale della Maniera, perché se noi riusciamo, coinvolgendo e abbiamo coinvolto tutti gli interlocutori istituzionali che sono lungo questa asse, dove si parla di Ente di Sembra, di Banca d'Italia, dell'Università della Vergata, piuttosto che Ferrovie dello Stato, per ricordare anche il Presidente dell'Italia nei giorni scorsi per parlare di queste problematiche specifiche, nonché la stessa ASA, perché creare un asse di trasporto sulla direttrice di Ecofermi, di Ecotemotella, mette in relazione anche i sistemi ospedalieri, quindi l'ospedale di Frascati con l'ospedale di Torbergato, Foglie di Torbergato, soprattutto in un'ottica nella quale ci ha confermato il direttore generale nel corso dell'altro giorno, Torbergato guarda a Frascati per la disorganizzazione di alcuni servizi. Si è parlato del servizio di odontoiatria, quindi una parte attività di specializzazione per la trasferire a Frascati. Questo abilità di dare un servizio ulteriore alla cittadinanza, perché verrà attivato anche un ambulatorio, c'è un discorso molto importante in piedi anche per quanto riguarda la medicina. Quindi deviare la Torre Vergata su Frascati, gli specializzanti dell'ultimo biennio, la Torre Vergata a Frascati, che ci permetterebbe allora davvero di realizzare un progetto di una medicina con 52 posti con un collegamento con Torre Vergata e quindi anche la presenza anche di un'attività di direzione chiaramente tra di un po' di vino. Quindi il sistema dei trasporti non è fondamentale solo un'ottica di mobilità interna e intercomunale, ma è fondamentale e strategico per la nostra comunità proprio in termini di servizi, perché immaginiamo cosa vorrebbe dire collegare continuamente Torre Vergata, l'università con la città di Frascati, vorrebbe dire che Frascati vorrebbe quasi di proporsi una cittadinanza universitaria, magari io la città. Torre Vergata oggi è
presenza soprattutto studentesca, adesso faccio vedere di Roma, Torre Angela, Torre Nato, Torre Staccato, che sono collegati da parte in maniera più comoda rispetto a Toscani, seppure Toscani è tanto più comodo. Ma vediamo anche i nostri ragazzi, che lo vedo in casa, per mandare i miei figli a Torre Vergata, provano la Sapienza, a Torre Vergata uno deve prendere la macchina, se no non ci arriva. Quindi è chiaro che in questa prospettiva lavorare sui trasporti è una priorità. È uno dei temi che stiamo affrontando in maniera seria anche molto larga, quindi è uno dei temi che saremo sicuramente convinti e aperti al confronto, anche perché creare un asse di collegamento stabile e comunque una certa frequenza di passaggi dal centro di Cassiate a Torre Vergata determina anche una comodità di mettere a regime l'intero sistema di trasporti, che con un asse principale questo ci permette di fare anche di studiare dei sistemi i singoli quartieri che si raccolgono con quest'asse dove auspicabilmente in 20-30 minuti passano l'auto se porta al centro della città. Quindi capiamo che in questa delibera non risolve, c'ha ragione il consigliere Valdini, non risolve il problema, è soltanto un'esigenza e una volontà di voler dare una qualche risposta, ma non risolve, quello nessuno ha la verità di dire che questa risolve il problema. Ma in questa fase soprattutto, dove c'è la difficoltà comunque di un bilancio nel quale, come ha detto prima il consigliere e l'assessore Godi, ci dobbiamo far carico comunque anche di reperire risorse per far fronte, anche per dire, insomma, se poniamo sempre lì, anche la semplice perdita dell'azienda speciale che non è stata coperta nel consultivo, ci obbliga oggi a cercare 200.000 euro che servono per mettere una toppa dalla parte, allo stesso trasporto pubblico locale. Abbiamo dovuto rifinanziarlo con risorse aggiuntive perché ci siamo trovati a far partire il servizio di trasporto pubblico locale senza più soldi riferiti. Quindi la corretta quella è. Allora io sono il primo ad essere consapevole, ma un mancato servizio festivo taglia un po' le gambe alla città, al collegamento, anche all'opinione, a quella questione sociale che abbiamo sempre sostenuto come un valore che dobbiamo preservare. Soprattutto nella geografia della città che vede dei quartieri come Cosciano, Macchia, Verbicino, che sono comunque scollegati dal centro, laddove non sono messo proprio, si è l'impossibilità che hanno dato le gare a raggiungere il centro. Però evidentemente è un percorso che abbiamo comunque voluto sostenere per entrare in ottica del miglioramento del servizio. Per l'anno prossimo, anche in reazione al fatto che è stata chiesta sempre un adeguamento del rimborso chilometrico da parte della Regione Lazio, perché Frascati percepisce estremamente anche una somma inferiore rispetto a tutti gli altri comuni del professore. Quindi anche qui abbiamo elaborato una nota con la quale chiediamo che si tenga conto di questo, quindi in termini sia di rimborso chilometrico a favore del comune di Frascati, quindi l'adeguamento di questo rimborso, ma anche in termini di riconoscimento di un chilometraggio. Voi mi pare che abbiamo di 8 km per abitante, se non sbaglio, quando altri comuni la media di 12-13 km per abitante. E considerando la richiesta che abbiamo motivato, la richiesta proprio che si basa sulla considerazione del fatto che noi abbiamo scuole, abbiamo istituti di ricerca, abbiamo tutta una serie di attività che invece dovrebbero addirittura non solo, come dire, danneggiarci o pregiudicarci dal punto di vista del riconoscimento di provenienza per abitante, ma dovrebbero tenere conto che non siamo soltanto i 20.000 che abitano a Frascati, ma qui ci sono 10-12.000 persone, se consideriamo solo Banca d'Italia movimenta intorno a sé 1.300 persone, più 600 che ci saranno lì, che non sono dipendenti, c'è solo 1.000 persone che sono su Banca d'Italia, non fare niente in ricerca. Quindi l'esigenza anche due scuole, il decentramento che abbiamo, scuole in tutti i quartieri, a mio avviso dovrebbe addirittura portare nella soluzione opposta,